nel teatro di Palazzo Santa Chiara. Stasera ha debuttato, stasera 27 gennaio, ha debuttato Sulle Spine, protagonista Urbano Barberini, che è... Buonasera. Buonasera, buonasera. Urbano. Ciao. Noir psicologico a tinte comiche. Sì. Una cosa un po' particolare. Sì, beh, è un noir perché è un noir, c'è una trama che si dipana piano piano, psicologico perché c'è tutta questa storia di questo personaggio che è molto profonda, anche se ha delle cose molto comiche, perché è un tragicomico, lo definirei. Il nostro personaggio si fa un po' travolgere dalla sua psiche, che non controlla, anche il suo rapporto con lo psicanalista, madre, genitori, fratelli, insomma, cerca di ribaltare un po' la realtà a suo favore. E Sulle Spine è il protagonista. Beh, il protagonista, adesso se vogliamo entrare un pochettino più nel tema, il protagonista è una delle tante persone non amate, o in un certo senso amate a condizione che... Io ti amo, ti voglio bene, però tu ti devi comportare come dico io, che sono tua madre, siamo i tuoi genitori, per il tuo bene. Se tu ti comporterai come noi vogliamo che tu ti comporti, ti amiamo. Se no, no. Quindi è questo tipo di amore che è molto velenoso e che è molto comune e che scatena in questo personaggio questa reazione così imprevedibile, così pericolosa. Urbano, io le devo dire una cosa che non so se è un complimento o forse no, ma sembra proprio tagliato su di lei. No, non è un complimento. Non è un complimento, se verrete a vedere la storia capirete anche perché. Non è un complimento. Cioè, nel senso, no, non è. Io ho incontrato questo testo e il mio mestiere è quello di farlo mio. Questo è il mio lavoro. Io amo particolarmente i personaggi... i perdenti, gli sconfitti, perché sono quelli, gli indifendibili, perché sono quelli che mi interessano di più da un punto di vista psicologico. Quindi più sono indifendibili, più mi va di conoscere quella storia, anche perché penso che faccia parte di un allargamento della propria conoscenza, l'interessante. E poi perché puoi fare con quelli che vengono volgarmente chiamati cattivi, ti puoi scatenare, cosa che invece nella vita non puoi fare per ovvi motivi, perché non possiamo assassinare, insultare, fare quello che è. Quindi in teatro però c'è questo spazio un po' catartico. E poi c'è anche questo aspetto che a me piace molto: mi piacciono i personaggi disperati, indifendibili, disgraziati, perché poi se ne può ridere insieme con il pubblico e quindi tutte le parti disgraziate di noi viste lì dice ah però vabbè allora anch'io, beh se può fa, e quindi diciamo c'è una sorta di di gioco comune, le cose anche più brutte dell'essere vengono condivise insieme nel rito teatrale e si esce un pochettino più anche più sollevati rispetto alle proprie. Vedendo lo spettacolo si sentono come vere le parole che ha usato Franca Valeri, che era questa sera ad applaudirla nella introduzione del volume da cui è stato tratto lo spettacolo. Uno spettacolo molto comico e molto crudele. La cosa curiosa è che è vero, cioè vedendo lo spettacolo... Franca è molto intelligente, è molto acuta. Si riesce a ridere profondamente per quanto quello che viene messa in scena, sì, un po' surreale, ma se ne percepisce insomma la profonda, sì, intensità, crudele, certamente crudele. Beh sì, non è una comicità facile nel senso di quelle superficiali, è una tragicomicità, si ride di cose piuttosto tragiche e quindi sì, è molto crudele, ma... anche la commedia all'italiana, la migliore commedia all'italiana era molto crudele. Io penso che il coraggio della crudeltà sia molto importante, piuttosto che il solito buonismo del prete, la suora, il carabiniere che risolvono sempre la situazione, perché non è vero, sono delle cose che non, secondo me ci lasciano anche intontiti, quando vediamo tutta quella falsa allegria tutto il tempo, tutti che ridono, tutto che si risolve, parlo delle fiction, quelle cose lì,
uno esce anche un po' infastidito, perché dove sta quello che ti, il prete in bicicletta che ti risolve tutti i problemi? Ma dove sta? Insomma, uno vede delle cose un po' assurde. E quindi, secondo me, la crudeltà è molto importante, perché la si esorcizza così. È un modo che noi abbiamo, attraverso appunto la scrittura buona, che va un po' in profondo, di esorcizzare le cose, piuttosto che di superficializzarle, di pensare che tutto va bene, che poi arriva appunto non si sa chi che risolve il problema. Urbano, grazie. Grazie a voi.